Un sabato da sogno, un sabato che regala una grande gioia a un'intera città. Il Futsal Cisternino vince 6-4 la sfida del Palawaitila contro il Real Rieti e conquista aritmeticamente, con una giornata d'anticipo, una meritata salvezza al primo storico anno nella massima serie nazionale. Dopo una prima fase di stallo e di studio, il Rieti passa in vantaggio con il sinistro chirurgico di Nicologi, che si deposita all'angolino basso della porta giallorossa. Passa un minuto e Bruno pareggia i conti con un gran gol, dal proprio marcatore e palla alle spalle di Pereira. Poi sale in cattedra la block stamp di mister Gianandrea. Sardella trova un corridoio per Eduardo che fa 2-1 prima dell'intervallo. Nel secondo tempo il Cisternino entra in campo deciso a far suo il risultato. Iosico ruba palla a Nicologi e si invola siglando il 3-1. Ioasigno beffa De Simone dalla banda sinistra del campo per il 3-2, ma ancora Eduardo porta in paradiso il Cisternino segnando il 4-2 a 7 minuti dalla fine. Portiere di movimento per il Rieti, Schilinà a porta sguarnita fa 4-3, ma Iosico prima e Fabinho poi mettono a sicuro il risultato. Nel finale c'è spazio anche per la quarta rete laziale siglata da Romano, ma la sirena è 6-4 per il Cisternino con il pubblico del Palawaitila pazzo di gioia per l'ambito risultato raggiunto. Sabato prossimo sarà ultima sfida della stagione sul campo del Milano, poi si cercherà di capire quale sarà il futuro del sodalizio giallorosso.